pensando a sua santità da Elano, non so quanti di voi hanno visto il film Avatar, James Cameron. Mi viene in mente che il Dalai Lama si è fatto sponsor del progetto Russia 2045, non c'entra nulla con Putin, non c'entra nulla con il conflitto russo-ucraino. Immaginatevi un magnate filantropo russo speculare a Elon Musk, che sta portando avanti per l'appunto attraverso Russia 2045 un processo che segue pedissequamente i piani sequenza del film Avatar, cioè lo sdoppiamento, anzi in realtà il distaccamento della mente umana dal corpo. Quindi vive completamente una vita artificiale, limpida e parallela. Andando sul sito Russia 2045 si trova la sponsorizzazione del Dalai Lama. È qualcosa di incredibile se si pensa che le religioni, soprattutto quelle che hanno come finalità il rafforzamento dello spirito dell'essere umano, dovrebbero in linea di massima protendere a ben alto rispetto che l'abbraccio acritico di progetti transumanisti. Ma evidentemente, come dico spesso, se in linea di continuità si parte in termini evoluzionistici dalla scimmia, attraverso l'illuminismo, un turbo positivismo, materialismo, si arriva al cyborg. Questo è pacifico. Quindi è il piano sequenza che è completamente fallato. E ringraziamo Gloria per averci dato contezza, diciamo, di queste tematiche sconosciute all'opinione pubblica. Concludiamo il nostro convegno, prima di dare ovviamente il via libera alla tavola rotonda del pubblico con i relatori, con l'ultima sessione molto interessante. Questo è un tema, potremmo dire, importante, che si lega all'origine della nostra chiacchierata iniziata questa mattina. I filosofi cosiddetti tecnoribelli. In realtà sono stati molti in letteratura, piuttosto che nelle produzioni culturali, ad aver denunciato la tecnologia un vero e proprio attacco nei confronti dell'umanità. Di filosofi tecnoribelli ci parla Enrico Petrucci, pensatore libero, saggista, divulgatore culturale, redattore del mensile Storia e Rete e autore a quattro mani, insieme ad Enrico Mastrangio, del libro Wikipedia, l'enciclopedia libera e l'egemonia dell'informazione. Prego, Enrico Petrucci. Allora, grazie a tutti, grazie a Maurizio per l'invito e per l'ospitalità. Prima di, appunto, di parlare del tecnoribelle per eccellenza, che abbiamo già evocato precedentemente, vorrei, appunto, fare una digressione sulle distopie, perché oggi, appunto, si sente sempre a parlare tra Orwell e Huxley, dove stiamo andando più verso Huxley, più verso Orwell. Sicuramente andremo verso Huxley, però c'è un'altra distopia che, appunto, il lockdown ha dimostrato che ci siamo finiti dentro con tutte le scarpe, ed è il mondo immaginato da Ray Bradbury in Fahrenheit 451, e non solo in Fahrenheit 451. Tutti noi abbiamo presente durante il lockdown la scena del corridore solitario sulla spiaggia che viene fermato da droni, da poliziotti sul quad e così via, che ben prefigurerebbe poi quella che è la soluzione delle smart city, quindi queste città dove, appunto, sarebbe tutto sotto controllo, compreso il riconoscimento facciale. Appunto, dire qualche anno fa che qualcuno potrebbe essere fermato soltanto perché in un mondo, appunto, assolutamente solitario, all'alba o in piena notte andasse a correre, perché quello all'epoca era percepito come un comportamento deviante, perché significava negare di fatto l'esistenza dell'emergenza, fu proprio Ray Bradbury in un racconto intitolato The Pedestrian, il pedone, l'uomo che cammina, che racconta di uno scrittore, un mondo futuribile, una sorta di utopia scientifica e tecnologica, che si diverte a passeggiare la notte e incappa una notte in una pattuglia di polizia robotica che comincia a fare domande, perché
in quell'utopia tecnologica è normale passare la sera a guardare la televisione, non certo passeggiare senza meta nel cuore della notte. Nasce così un dialogo kafkiano dove chiaramente l'algoritmo del poliziotto robotico non ha il mestiere di scrittore, perché in quel mondo futuribile nessuno ricorda più chi è uno scrittore, chi è un filosofo, e piano piano si trovano costretti ad arrestare questo pedone per il semplice fatto che il suo è un comportamento deviante e viene poi condotto in una sorta di campo di rieducazione tecnologico. Questa cosa Bradbury la scriveva appunto nei primi anni 50, quando sostanzialmente il sogno americano sembrava effettivamente un bel modo di vivere, e incorpora questo elemento in Fahrenheit 451, il romanzo che tutti conoscono perché è dove i pompieri bruciano i libri. È il romanzo in cui appunto critica il totalitarismo, c'è il film di Truffaut, ma in realtà è un romanzo molto citato ma poco letto, perché di fatto Bradbury prefigura non una critica di quello che potrebbe essere un totalitarismo sovietico o il marxismo che pure all'epoca c'era in America, ma una critica appunto di quello che sarebbe diventato il sogno americano nel giro di qualche decina d'anni. Perché? Perché c'è la spettacolarizzazione della giustizia, quello che abbiamo raccontato adesso come il finale del racconto dei Pedestrian, quindi la cattura. Nel film di Fahrenheit 451 il protagonista, il pompiere che si ribella all'editto di bruciare i libri, riesce a fuggire. Anche nel romanzo riesce a fuggire, ma prima si assiste alla classica spettacolarizzazione della giustizia, compreso appunto una sorta di cane robotico che Ben ricorda i cani robotici della Boston Dynamics, che abbiamo visto in azione a Singapore, e non solo a Singapore, proprio per pattugliare i parchi a caccia appunto dei devianti che andavano a fare una passeggiata non rispettando il lockdown. Quindi la caccia all'uomo diventa una caccia all'uomo televisiva, uno spettacolo televisivo in cui lo scopo è proprio amministrare la giustizia per il pubblico. Quindi alla fine non diventa più importante acchiappare il vero fuggitivo, catturare il protagonista, ma un qualunque passante che passava di lì per caso, se effettivamente quello era il momento che da un punto di vista mediatico, da un punto di vista televisivo, rappresentava l'apice, quello doveva essere il momento della cattura. Quindi l'importante non era catturare il fuggitivo, l'importante era lo spettacolo della cattura al momento dell'apice. E qui un po' torniamo all'esempio che facevamo all'inizio del corridore solitario. Appunto, contro il corridore solitario abbiamo visto in azione droni e pattuglie su quad, nemmeno pensavo che forze dell'ordine italiane avessero a disposizione dei quad, ma poche settimane fa, lo vedremo adesso a Roma quando arriveranno i tifosi del Feyenoord, quando arrivano gli hooligans non servono le telecamere, è impossibile fermarli, si preferisce lasciarli correre. Magari appunto faremo il riconoscimento facciale, faremo le nuove tecnologie che la Smart City ci darà sicuramente per risolvere questi problemi di ordine pubblico. Di fatto la tecnologia ogni volta viene proposta come una sorta di ideale che consenta di risolvere problemi vero presunti, con la situazione paradossale che si è vista a Londra, nel Regno Unito, negli ultimi anni, con il Regno Unito che sicuramente è stato tra i primi paesi a rendere capillare la presenza di telecamere nelle strade per sorvegliare l'ordine pubblico. Hanno iniziato fin dagli anni 80, e già negli anni 90 Londra e le periferie erano ben coperte da telecamere, in cui per la delinquenza giovanile fuori controllo si è arrivato a proporre 2-3 anni fa di abolire la vendita dei coltelli. Quindi la tecnologia della telecamera, l'infrastruttura del controllo, di fatto è impotente di fronte alla delinquenza giovanile, a una qualcosa a bassissima tecnologia come può essere un coltello da cucina. Quindi è evidente il paradosso, è evidente le contraddizioni di queste
soluzioni che appunto ci vengono proposte di volta in volta. Ma torniamo a Bradbury, a Fahrenheit 451. Quindi, oltre alla spettacolarizzazione della giustizia che diventa appunto giustizia spettacolo, l'incipit del libro è piuttosto netto nel delineare quali sono i mali di questa società. È una società di alienati, una società di frustrati, in cui assistiamo al protagonista, il pompiere che brucia i libri, che torna a casa, vede la moglie a letto con sorta di iPods, le cuffiette quelle quasi invisibili, a cui ormai ci stiamo abituando per la loro comodità, talmente alienata dalle iPods, talmente alienata dai maxi schermi dentro casa, che per andare a dormire ha preso un sonnifero, ma ha sbagliato la quantità e quindi rischia di rimanerci secco. Il protagonista chiama il pronto soccorso e quelli che arrivano non sono nemmeno dei paramedici, sono semplicemente dei tecnici con il macchinario della lavanda gastrica, perché appunto quello lì non è un problema medico, non è un problema psicologico, è un problema tecnico del ha preso troppi sonniferi, capita a molti, c'è il macchinario, la cosa si chiude qui. Quindi Bradbury immagina una società che costringe a vivere in condizioni di grande infelicità, un'infelicità tale che l'unica soluzione è fornire droghe per scacciare questa infelicità. A dire questo è, a scriverlo, è Theodore J. Kaczynski nel suo La società industriale e il suo futuro. Chi è Theodore J. Kaczynski? È meglio noto come una bomber. È appunto l'uomo che terrorizzò gli Stati Uniti per una ventina d'anni spedendo pacchi bomba e venendo catturato soltanto dopo che, proprio per smettere questa lunghissima catena di attentati e relativa scia di sangue, fece pubblicare sul Washington Post e sul New York Times questo manifesto in circa 232 punti, dove articolava il suo pensiero critico della società industriale. Ma c'è da fare un piccolo passo indietro, perché di terroristi e di manifesti di terroristi ce ne sono stati tanti. Questo qui venne fin da subito, ottenne fin da subito un certo interesse nell'area dell'ambientalismo radicale. Perché? Perché dietro c'era sì un terrorista, ma un personaggio con un quoziente intellettivo superiore a quello di Einstein, che nei primi anni 60 era considerato tra le menti più promettenti della sua generazione, diventando giovanissimo professore di ruolo a Berkeley, professore di matematica. Però dopo solo un anno di insegnamento decise di mollare tutto e di vivere da eremita in una capanna in mezzo ai boschi vicino al Canada. Di fatto si interessò molto al pensiero del già evocato Ellul e uno dei suoi volumi più noti di Ellul, ovvero La società tecnologica, e appunto incominciò a scrivere quello che è il suo manifesto, che è la società, appunto, parafrasando Ellul, la società industriale del suo futuro. Di fatto, appunto, potremmo definirli tutti allievi di Ellul. Da una parte potremmo dire che c'è la decrescita di Latouche, e dalla parte opposta la visione sicuramente pessimista, sicuramente nichilista, di un personaggio come Theodore J. Kaczynski. Ma perché è interessante tutt'oggi confrontarsi con questa figura assolutamente, assolutamente borderline? Sia perché il manifesto che viene pubblicato nel 94, ma di fatto lo inizia a scrivere negli anni 70, sia per degli aggiornamenti successivi, perché di fatto Kaczynski è stato condannato a una ventina di ergastoli e quindi sta passando il resto della sua vita in un carcere di massima sicurezza. Però appunto una serie di filosofi accademici interagisce con lui e negli anni sono usciti, diciamo, una sorta di aggiornamenti del manifesto, che sono Schiavitù tecnologica e Rivoluzione antitecnologica. Capite bene che
appunto, fin da questi titoli, il pensiero di Kaczynski è una sorta di critica totale del sistema industriale e tecnologico. Una critica che appunto viene non da un pensatore, appunto qui abbiamo parlato di Gandhi o del pensiero orientale, ma di appunto un pezzo del sistema, un matematico americano, un matematico che ha studiato ad Harvard, che ha insegnato a Berkeley e che quindi critica questo sistema dall'interno. Di fatto, diciamo che la critica di Kaczynski potrebbe quasi iniziare a partire dalla rivoluzione industriale, però di fatto quello che evidenzia lui è l'accelerazione che c'è stata negli ultimi 50 anni di questa visione tecnologica, questa visione scientifica, questa visione economica della società nella sua interezza. Quindi siamo partiti appunto dalla tecnologia al servizio dell'uomo, come si diceva prima, che appunto già in nuce aveva determinati elementi, e adesso abbiamo un uomo sempre più al servizio della tecnologia. Si potrebbe obiettare appunto la critica che faceva anche Chaplin con Tempi moderni dell'operaio ridotto a ingranaggio, ma in quel caso appunto a diventare parte della macchina era il braccio. Adesso è la nostra mente che sta diventando parte della macchina, non siamo più appunto, non c'è più il libero arbitrio, ma siamo algoritmi. C'è una appunto gestione del pensiero, una gestione anche dal punto di vista legale, per tornare all'attualità, che non è più appunto la classica visione quasi da diritto romano, questo è consentito, questo è proibito, in cui sì, appunto, di tanto ci sono delle vie di mezzo, ma appunto abbiamo imparato a conoscere il mondo dei DPCM, in cui dei decreti con, appunto, diciamo fuori quasi dal pensiero costituzionale, diventavano una sorta di editti in cui l'interpretazione poi veniva lasciata al talk show, a quello che poi finiva in Gazzetta Ufficiale 2-3 settimane dopo, e quindi un interregno in cui effettivamente cosa era consentito e cosa era proibito diventava sempre più vago. Quindi una visione che di fatto è una visione del terrore, è una visione paranoica, perché tu non hai più la certezza di quello che puoi fare. Per dirla come l'amico Emanuele Mastrangelo, che purtroppo oggi non può essere presente, siamo passati dalla certezza del diritto alla cittadinanza a termini e condizioni, come quella della licenza che tu clicchi quando installi Windows. Quindi tu hai questo papiro lunghissimo in cui alla fine ti si dice che tu non sei proprietario del software, non sei appunto il diritto del vecchio consumatore, compro un qualcosa, quella cosa è mia e sta a me decidere cosa farne. No, sono un utente che deve di fatto sottostare a delle regole che appunto, che se l'erogatore di quel servizio decidesse di cambiare le regole da un momento all'altro, tu sei un utente e quindi devi sottostare alle regole, devi disinstallare il vecchio software perché per l'erogatore non è più funzionale e devi comprare qualcosa di nuovo. Quindi appunto persino la società consumista che abbiamo visto fino agli anni 80 e 90 di fatto era un paradiso rispetto a quello che si sta creando oggi. Quindi tornando a Kaczynski e ai punti del manifesto, di fatto con questa appunto alienazione del diritto, di fatto si inserisce una sorta di perdita di autonomia, come dice Kaczynski, del processo del potere. Facciamo sempre un passo indietro, perché di fatto appunto, come si è detto anche prima, il progresso è sempre andato in una certa direzione, anche per dire, i giapponesi che fino al 1860 hanno provato a resistere, sono riusciti persino ad abolire le armi da fuoco, poi hanno capito che per appunto resistere come popolo si dovevano adeguare agli occidentali e diventare meglio degli occidentali su
determinate discipline, padroneggiando anche loro la tecnica e riuscendo a sconfiggere poi l'impero russo nel giro di 30 anni in cui sono passati dal feudalesimo all'età industriale. Ma di fatto la nostra società adesso impone dei cambiamenti sempre più rapidi, anche rispetto a quelli che 50-60 anni fa erano cambiamenti percepiti come rapidissimi. L'Italia del boom, il contadino che diventava operaio nella grande industria automobilistica. Sì, un cambiamento radicale, ma un cambiamento in cui, per quanto appunto ci fossero le pressioni della società, del sistema capitalista, del sistema economico che andavano in quella direzione, c'era ancora una scelta, diciamo, un residuo di autonomia: lo faccio perché appunto per i miei figli, per avere una condizione di vita migliore. Nel cambiamento di oggi invece abbiamo sempre meno diritti sociali, contrabbandati per supposti diritti civili, quindi una libertà di farsi strada nella vita sempre più limitata. Difficilmente moriremo di fame, come dice Kasinski, però di fatto i lavori che abbiamo oggi e la possibilità di cambiare lavoro sono sempre più circoscritti. Incominciamo a essere veramente appunto schiavi dell'algoritmo e del fatto che paradossalmente oggi il lavoratore della gig economy, colui il rider che consegna le pizze, forse sta, al netto dell'alienazione, peggio del Charlie Chaplin in tempi moderni, proprio perché appunto non è più soltanto il braccio a essere, diciamo, circoscritto, costretto dal sistema economico, ma è la stessa mente, lo stesso modo, appunto, come diciamo prima, a proposito dei DPCM, è il modo di pensare che appunto ci costringe a essere sempre più sradicati, perdere questo senso di comunità, perché di fatto, al netto appunto di qualunque visione religiosa o tradizionale, il sistema di oggi appunto è un sistema che propone il nomade digitale, propone l'uomo isolato che diventa sostanzialmente il consumatore ideale, perché è super profilato, non si vuole che, diciamo, metta da parte i soldi per i figli, per i nipoti, ma se li deve giocare tutti nel più breve tempo possibile. Questa visione qua ce l'abbiamo anche in un altro pensatore un po' fuori dagli schemi, che è il francese Guillaume Fay, anche se lui, diciamo, aveva una visione più positiva del sistema tecnologico, che nel primo capitolo del suo Sistema per uccidere i popoli, che è dei primi anni Ottanta, di fatto appunto racconta proprio questa classe transnazionale che vive di fatto negli aeroporti e nei grandi hotel prossimi agli aeroporti, e che quindi consuma a livello globale gli stessi cibi, gli stessi film, la stessa musica, e quindi è completamente alienata e avulsa dalla comunità d'origine. E quindi qui ritorniamo appunto al pensiero di Kasinski, che con tutto che era un assoluto eremita di quello che appunto faceva anche i dispetti ai vicini, perché aveva una segheria, per quanto appunto fosse un po' borderline, di fatto si rende conto del valore della comunità che fa, diciamo, da ammortizzatore tra la società industriale, la società tecnologica e il singolo individuo, cosa che l'uomo sradicato non può fare. Cosa resta quindi all'uomo di oggi che lo rende appunto sempre più alienato e più frustrato? Qui ritorniamo alla moglie del protagonista di Fahrenheit 451. Bisogni artificiali, che sono quelli che sono sia nascono sia dalla pubblicità, quindi dalla teoria dal mondo dei consumi, dal mondo consumistico, ma di fatto da tutto il meccanismo mediatico-culturale che di fatto risuona come cassa di propaganda, in cui il viaggio non è più l'esperienza al Tiziano Terzani, ma diventa il weekend con Ryanair di
24 ore nella città dall'altro capo d'Europa. Quindi un meccanismo assolutamente consumistico in cui non rimane nemmeno più l'esperienza, anche perché di fatto in quelle 24 ore all'estero tu quello che potrai fare è ricondurti appunto alla classe transnazionale definita da Guillain Fay. E allo stesso modo abbiamo una visione che è del tutto contraddittoria, perché da un lato Ryanair ci continua a pubblicizzare i viaggi a 40 euro andata e ritorno, e dall'altra abbiamo l'imposizione della narrazione sul discorso della CO2, in cui, attenzione, tu prendi l'aereo e quindi stai facendo male al pianeta, con il simpatico paradosso che poi Bill Gates qualche mese fa, in un'intervista alla BBC, a cui è stato chiesto, ma in un'ottica appunto di riduzione della CO2, di riduzione dei viaggi, perché lei continua a usare il jet privato, e Bill Gates si è permesso di rispondere cristallinamente, candidamente, che di fatto il suo jet privato di fatto aiuta ad abbattere la CO2, perché lui viaggia per sensibilizzare, lui viaggia per capire, e quindi sì, emette CO2, ma lo fa per il bene del pianeta. Quindi i bisogni artificiali che diventano il surrogato, come definisce Kaczynski, sono dei bisogni che di fatto non daranno mai all'individuo, al singolo, quel senso di, tra virgolette, soddisfazione che ci poteva essere. Appunto, poi la visione di Kaczynski è una sorta di ruralismo spinto, però nel appunto crescere qualcosa nel proprio orto, nel preparare la legna per l'inverno, nel fare qualcosa di utile per se stessi nel lungo medio periodo, appunto, o mettere da parte i soldi per i figli. Tutto questo è proibito perché l'uomo di oggi, l'uomo della società tecnologica, non ha più la tecnologia al suo servizio, ma è al servizio della tecnologia, e deve la sua fedeltà non più alla comunità, non più alla religione, ma al sistema tecnologico. Ecco perché di fatto appunto nella rassegna stampa su Papa Bergoglio, e non solo Papa Bergoglio, c'è questa visione di totale allineamento con la tecnologia come ideologia, la tecnologia come religione. Ma questo lo dice anche Kaczynski, perché di fatto appunto lui, pur criticando la rivoluzione industriale dall'inizio, dal 1700, quindi di fatto criticando l'illuminismo, il positivismo, il colonialismo, tutto quello che ha, diciamo, alimentato la visione tecnologica del capitalismo e dell'economia degli ultimi 30 e degli ultimi tre secoli, tutto sommato Kaczynski dice però quella lì era comunque guidata dall'ideologia, cioè c'era il positivismo. Quella di oggi, la tecnologia di oggi non è più guidata da nessuna ideologia che non sia semplicemente l'economia di scala, la logica di sfruttamento, il pensiero tecnologico fine a se stesso. E anche qui appunto, come faceva notare Terzani, di fatto i cultori dell'intelligenza artificiale, ma qualunque tecnofilo, non c'è soltanto la setta appunto che è uscita fuori nelle ultime settimane, Kaczynski lo scrive nel 2014, qualunque tecnofilo, da Kurzweil degli anni 90 a Harari di oggi, di fatto delinea nel suo atteggiamento verso la tecnologia una sorta di visione parareligiosa, da setta evangelica estremista, in cui di fatto si attende l'arrivo messianico della singolarità, perché la singolarità è un elemento messianico, in cui si sa bene che questa singolarità, o diciamo dal punto di vista di vita, o da un semplice dal punto di vista di forza lavoro, è destinata a fare sconquassi sul resto dell'umanità. Però appunto il tecnofilo, il techis, come dice Kaczynski,
come adepto di questa divinità messianica spera di essere risparmiato. Quindi, appunto, non è tanto l'elemento, appunto, come sostanzialmente in tutti gli interventi di oggi, non è il singolo elemento tecnologico che diventa il problema. Sì, sicuramente ci sono elementi, diciamo, costrutti tecnologici in tecnologie più problematiche di altre, ma di fatto è l'insieme tecnologico complessivo che pone un pericolo sia dal punto di vista, appunto, dell'eventuale avvento della singolarità, però, appunto, da persona con un retroterra tecnico, da quel punto di vista mi reputo abbastanza ottimista, ma proprio perché anche se questa singolarità non si dovesse verificare, questo atteggiamento di dogma tecnologico, di visione tecnologico parareligiosa, in cui la libertà umana di fatto non esiste più, perché, come dice Rari, siamo algoritmi, siamo qualcosa di hackerabile, quindi non c'è il libero arbitrio, diventa il pericolo più grosso. Quindi, di fatto, appunto, per concludere, essendo arrivato al tempo, come orientarsi in questo mondo in cui, appunto, la tecnologia, la propaganda tecnologica è a 360 gradi. Sicuramente visioni al limite come quella di Kaczynski sono interessantissime, anche perché, a differenza di Yunelliul, da matematico Kaczynski ha sicuramente il dono della sintesi, quindi è un'esposizione molto più pragmatica, molto più semplice. L'altro elemento è, appunto, capire chi è per il libero arbitrio e quindi di fatto riconosce ancora una dignità dell'uomo, del singolo, per decidere, e, appunto, chi è contro il libero arbitrio, o su basi religiose o su basi tecnologiche, perché di fatto, appunto, si riduce tutto a un algoritmo.